Quest'anno festeggiamo i 150 anni della nascita della fabbrica dell'industria della fisarmonica, quindi sono 3 anni, ripeto, che festeggiamo 150 anni, ci stiamo preparando, anzi sono già iniziati i festeggiamenti con la prima uscita internazionale a Washington, sono molti, molti altri gli appuntamenti programmati e comunque ritorniamo sempre a quel ruolo centrale che la fisarmonica ha nella nostra cultura, nella nostra società. Ci troviamo qui all'Auditorium San Francesco di Castelfidardo, dove domani si aprirà la mostra di strumenti musicali storici Farfisa. Siamo qui con un personaggio molto importante, che è di Camerano, e il professor Sandro Strologo. Io chiedo al professore come è venuta l'idea di scrivere questo libro sulla Farfisa. Sì, buonasera a tutti. L'idea di scrivere la pubblicazione sulla Farfisa è venuta, non dico casualmente, ma discende da una serie di iniziative che avevo iniziato a fare precedentemente. Essendo di Camerano, che è la patria di Silvio Scandalli, grande costruttore di fisarmoniche, che ha iniziato subito dopo la Prima Guerra Mondiale, e nel 1946, insieme a Paolo Settimio Soprani, e questo è noto, ha costituito la Farfisa. Professore, dopo aver scritto questo libro sulla Farfisa, quali obiettivi si è prefisso di raggiungere per poter portare questo nome sempre più a disposizione anche delle persone che non conoscono questa grandissima azienda? Sì, effettivamente le iniziative che ho in mente sono tante, sono numerose. Solo che logicamente richiede la collaborazione e l'interesse delle enti preposti, anzitutto il Comune di Camerano e il Comune di Castelfidardo, sotto il quale appunto la Farfisa stava. E mentre attualmente esiste già un museo della fisarmonica qui a Castelfidardo, è mia intenzione fare in modo che anche a Camerano possa nascere un museo. Però ecco, anziché riferito esclusivamente alle fisarmoniche, fare un museo specifico sulla Farfisa che coinvolge sia la personalità di Silvio Scandalli come costruttore di fisarmoniche e come socio della Farfisa, come pure di Paolo Settimio Soprani, fondatore insieme a Scandalli della Farfisa stessa. Per cui si tratta di allestire delle sale con strumenti riferiti a tutto il periodo della Farfisa, che inizia nell'agosto del 1946 con la costruzione delle fisarmoniche, che poi con il crollo e con delle vendite delle fisarmoniche attraversa periodi diversi, con una diversificazione dei stessi strumenti, giradischi, diversi modelli di organi elettrici, quindi l'aria azionata da dei motorini elettrici, per arrivare poi alle prime fisarmoniche elettroniche, fino ai primi strumenti organi elettronici, che dai più semplici, tipo il Compact Duo, primo strumento organo elettronico, arriverà poi al famosissimo Pergamon, che è un strumento mastodontico, un'orchestra piena. Ed è mia intenzione appunto fare in modo che in questo museo ci possa essere tutta questa produzione attraverso la serie dei modelli, attraverso i vari periodi storici della ditta Farfisa, ed è questo appunto il mio obiettivo fondamentale, grazie anche appunto a quell'archivio di cui facevo cenno, che può essere sempre un punto di riferimento per una validità storica della ditta Farfisa. Professore, quando si parla di Farfisa viene naturale parlare di un grande musicista che è Gervasio Marco Signori? Effettivamente parlare di Marco Signori
È come, a mio parere, parlare di Paolo Soprani per la fisarmonica. Per me ci troviamo sullo stesso livello. Se Paolo Soprani rappresenta il costruttore di fisarmoniche che per primo ha saputo impiantare un'azienda e ha dato il lavoro a tantissime persone, la figura di Marco Signori io la vedo allo stesso piano, perché Marco Signori è stato quello che ha portato la fisarmonica in tutto il mondo, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Quindi solo questo già meriterebbe un riconoscimento valido, per non parlare poi di tutte quelle che sono state le esibizioni, non solo in Italia, ma molto all'estero, a Londra, in Germania. E ci sono stati, specialmente nel suo periodo d'oro, che a mio parere è intorno agli anni, dai primi, per il, tutto il decennio degli anni 60 e ancor più, per arrivare poi dopo anche in Australia, in Brasile, la figura è del concertista Marco Signori, che anche attraverso la Farfisa riesce a portare e a diffondere la fisarmonica in tutto quanto il mondo. Tutti conoscono Gervasio Marco Signori, musicista, concertista, invece il Gervasio uomo, l'uomo normale. Sì, io ho avuto la fortuna di vivere molto vicino a Gervasio Marco Signori, specialmente in questi ultimi anni, da quando appunto ho iniziato a scrivere sulla fisarmonica, e per me si è dimostrato ed è stato sempre un amico affezionatissimo. Numerose sono state le serate trascorse con lui, le cene a casa sua e i momenti trascorsi insieme. Ho cercato di stargli vicino, specialmente nell'ultimo periodo della sua vita, quando si è trovato maggiormente in difficoltà, soprattutto a causa del fatto di essere rimasto un po' isolato e quasi abbandonato da tante persone. Anche se, devo dire la verità, la sua casa veniva frequentata da tantissime persone. Molti venivano appositamente a Castelfidardo proprio per trovare, per trascorrere alcune ore con Gervasio, perché come uomo era una persona molto affabile, allegro, spontaneo e di tutto cuore. Santi La Tora, non so se mi conoscete, sono capitato qui nelle Marche tanti anni fa, nel 67, suonavo con un mio gruppo in un locale della Riviera Marchigiana, esattamente al Santa Cristiana, era l'hotel che adesso non so se c'è ancora. E suonando in questo locale ho avuto l'opportunità di conoscere una sera il presidente della Farfisa, che era il signor Paolo Settimio Soprani. Questo signore mi ha sentito suonare, allora suonavo l'organo, diciamo, nel gruppo, mi ha sentito suonare e mi ha proposto di venire a lavorare nella Farfisa. Io ci ho pensato un po', ne ho parlato in famiglia, dopodiché abbiamo deciso di trasferirci nelle Marche. Vivo nelle Marche dal 67, ho lavorato alla Farfisa per 12 anni. La Farfisa mi è rimasta veramente nel cuore, perché è stata l'azienda che più di ogni altra ho amato. Ho avuto anche l'opportunità di lavorare con un grande fisarmonicista che purtroppo non c'è più, è stato Gervasio Marco Signori. Con Gervasio ho fatto, diciamo, tanti viaggi insieme, suonavamo insieme, ci divertivamo insieme.
Questo per dire che delle volte il lavoro, che per me non è mai stato un divertimento, con Gervasio Marcosignori era un divertimento, perché suonare con lui mi divertivo tantissimo, perché era bravissimo sia come professionista, sia come fisarmonicista, che come uomo. Devo dire che Gervasio mi manca moltissimo, come penso che manchi a tante altre persone. E siamo qui con un personaggio storico anche lui di Castelfidardo, perché questo signore, Carini Nazareno, ha dato la sua vita alla fisarmonica come tecnico e come rivenditore di tutte le parti di questi bellissimi strumenti. Io vorrei che il signor Nazareno ci raccontasse un po' la sua vita, come ha iniziato a fare questo lavoro, tutta questa sua vita dedicata a questo bellissimo strumento. Io, guardi, ho 80 anni. Per 35 anni ho costruito sempre la fisarmonica con mio padre, che era un artigiano. Dico 35 anni in anni, però in ore sono 70 anni che lavoro nella fisarmonica. Poi ho diversificato il lavoro e ho aperto una grande rivendita di accessori per strumenti musicali e fornivamo tutte le fabbriche del mondo gli strumenti musicali. Quindi per me la fisarmonica, oltre che la suonavo, è una fisarmonica, la sento veramente nel cuore. La fisarmonica ritengo che sia stato ed è un grandissimo strumento che dà possibilità immense, e pochi sono strumenti, diciamo, che possono dare queste possibilità. Se noi pensiamo ad esempio che la fisarmonica oggi è uno strumento talmente perfezionato, è uno strumento puramente polifonico, è uno strumento che consente un'infinità di effetti speciali, è uno strumento che possiamo orchestrarlo. Se pensiamo solamente che nella fisarmonica, pigiando un bottone, noi abbiamo 12 suoni contemporanei, 12 frequenze, è come se avessimo 12 clarini davanti, noi con un dito, con le due mani possiamo ottenere 49, con la fisarmonica possiamo fare tutto, possiamo, diciamo, suonare qualsiasi tipo di musica. E la fisarmonica, allora, per me personalmente è stata ed è un grande strumento che veramente me lo sento nel cuore. E ad esempio io ho avuto la possibilità di conoscere i più grandi suonatori del mondo proprio nel magazzino mio, e d'avere, diciamo, preso anche dei rapporti d'amicizia veramente che anche tutt'oggi sussistono. Purtroppo quest'anno abbiamo avuto un grossissimo lutto a Castelfidardo con la perdita del nostro amatissimo Gervasio. Un ricordo di Gervasio che ci può dire qualcosa? Allora, io a Gervasio Marcosignori lo conosco da quando, diciamo, sono nato. Gervasio Marcosignori. Gervasio Marcosignori per me era un carissimo amico. Però da quando sono andato in pensione, 10 anni fa per esattezza, ho avuto dei rapporti molto personali con Gervasio. Noi con alcuni altri amici almeno 4-5 volte al mese andavamo a trovare la casa, prendevamo un tè assieme, quello che sia. Avevo anche delle confidenze che Gervasio, diciamo, mi ha concesso di sapere. E posso dire una cosa, che mia moglie, in occasione del mio compleanno, aveva detto mia moglie a tutti che io ho due passioni nella vita, la fisarmonica e i nipoti. Per farmi un regalo ha invitato gli amici più stretti, fra cui Gervasio Marcosignori. Quindi le ultime fotografie, che era del 13 febbraio, Gervasio Marcosignori l'ha fatta con me. Ci può dire qualcosa di Gervasio come uomo, diciamo così, normale, e come musicista? Allora, come musicista non c'è bisogno che dico nulla, perché lo sappiamo tutti. Quando un musicista, diciamo, è stato, diciamo, al cospetto dei più grandi personaggi, ha suonato di fronte al Duce, Mussolini, ha suonato di fronte al Papa, Pertini, alla regina Elisabetta, ha suonato nei più grandi del mondo, quindi non c'è bisogno di dire chi era Gervasio, era l'Oscar mondiale della fisarmonica. Come persona era una grande persona. Ultimamente, diciamo, forse era molto depresso anche per la mancanza, con l'età, la mancanza della moglie già da diversi anni. E anche trovandosi solo quando andava a casa la sera, nonostante che tutti i giorni aveva una grande cerchia di amici, che non restava mai solo, però una persona già, era lui del 1927, andando via a casa la sera, trovandosi a volte solo così, io penso che era abbastanza depresso ultimamente.
abbiamo il signor Antonelli Luciano, al quale chiediamo di raccontarci qualcosa della sua attività, magari come è nata e cosa, come si è sviluppata. Ecco. Buonasera, anzitutto desidero ringraziare Claudio Capponi e i suoi collaboratori per questa bellissima iniziativa e soprattutto per l'idea che ha avuto, veramente interessante e favolosa, e la presenza vostra lo dimostra, quindi inviterei tutti a fare un grosso applauso e un ringraziamento. Troppo buono. E vi dirò qualcosa della nostra azienda. La nostra azienda è una delle più vecchie del settore musicale, è stata fondata da mio padre nel 1935 dopo un'esperienza nella Settimio Soprane come responsabile del reparto voci armoniche, e si è sviluppata nel tempo trasformandosi, e cercherò di essere breve perché la storia è lunga se consideriamo che sono passati quasi 80 anni. E allora l'azienda si è sviluppata negli anni 30 perché, come saprete, dopo la famosa crisi il mercato americano si è aperto agli strumenti musicali, e che è stato poi il settore che ha iniziato l'industrializzazione del nostro territorio, che era prevalentemente agricolo. Nel dopoguerra l'industria delle fisarmoniche si è sviluppata ulteriormente fino agli anni 55, dopodiché è cominciata la crisi delle fisarmoniche, e abbiamo cercato un po' tutti a diversificare, eccetera. Noi in particolare siamo entrati in nuovi settori, anche perché io per primo, mio fratello subito dopo, siamo entrati in azienda e abbiamo seguito due indirizzi diversi. E io mi sono occupato della fondazione della Renco Italiana, fabbrica giradischi svizzera, con la quale abbiamo fatto una società, che praticamente, nella quale io sono stato vicepresidente e responsabile dal 1962-1970. Tant'è vero che lo sviluppo è stato talmente importante che io ho cominciato, eravamo io, un ingegnere e una ragioniera nel 62, e l'ho lasciata nel 70 con 565 persone impiegate in azienda. Fine anni 80 e noi vendemmo l'azienda giocattoli al gruppo Bontempi e io mi ritirai e cambiai completamente lavoro. Mio fratello invece, insieme al figlio, continuò l'attività del settore meccanico, continuando anche la tradizione paterna di voci armoniche. Questa azienda ha superato questi momenti di riduzione e ha mantenuto comunque per tanti anni e fino a oggi quella tradizione, quel mestiere tradizionale di fare le voci come nel modo italiano. Ecco, ci sono delle caratteristiche, io non vorrei andare troppo nel tecnico, però le voci italiane hanno sempre avuto, essendo legate in modo indissolubile a Castelfidardo, a questa tradizione solida e assolutamente, come dire, elaborata, in cui si è in qualche modo specializzata e migliorata nel tempo, in un modo empirico. Cioè c'è stata una dialettica tra i costruttori e gli utilizzatori, cioè i musicisti, che ha portato al miglioramento sia delle fisarmoniche e anche delle voci. Vi posso ricordare dei fatti relativamente alle voci, per esempio l'impiego di una lega di alluminio con delle caratteristiche diverse, che ha cambiato la timbrica della voce. Per capire che cos'è una voce, si deve pensare a due elementi: una piastrino, una base, un punto di appoggio con delle asole, e due linguette. Il funzionamento è relativamente semplice a prima vista, è molto complesso poi nella realtà. Il funzionamento è che quando c'è una pressione di aria all'interno della fisarmonica, il mantice chiudendosi o aprendosi crea comunque una pressione, l'aria passa dentro l'asola del piastrino
e cosa fa? Muove la linguetta. Questo passaggio di aria all'interno dell'asola con la linguetta che apre e chiude genera il suono della voce, che è il suono della fisarmonica. Tutto quello che sta intorno a questo movimento di aria, a questo sbruffo d'aria, l'ingegnere... Sbruffo d'aria. E turbolenze. Sì, che cioè, abbiamo studiato, abbiamo cercato di capire, no? Di capire che cos'è questo suono. Questo suono è sottoposto a tutta una serie di variabili che dipendono dalla forma dell'asola, dal profilo della linguetta, dell'ancia, dallo spessore del piastrino e da tante altre variabili, dalla composizione dell'acciaio o dell'alluminio. E tutto questo insieme crea non solo una frequenza, ma crea una timbrica, cioè una qualità del suono, un aspetto del suono. Quindi praticamente io potrei parlare per tantissimo di questioni, ecco, legate alle cose. È importante, per chi vuole capire questo mondo, che noi facciamo una sorta di liuteria sul metallo. Partiamo dal metallo in maniera grezza, quindi da lastre di alluminio e da nastri di acciaio armonico, un acciaio molto duro, un acciaio nobile al carbonio, e lavoriamo questi materiali in modo tale che producano il suono. E lo producono in tante frequenze che sono quelle dei bottoni dello strumento, della fisarmonica. Vi racconto un po' la storia della mia vita. Parecchi anni fa, nei mitici anni 60, mi è venuto in mente di iniziare questa attività musicale, diciamo, da musicista. Abbiamo fondato, anzi insieme a un mio amico Claudio Capponi, abbiamo fondato il primo gruppo da adolescenti, diciamo un gruppo quasi di parrocchia, insomma. E poi nel futuro ci siamo un attimino dedicati anche alla costruzione di strumenti musicali e alla produzione di strumenti musicali. Ho voluto fortemente far diventare questa mia passione una professione e ci sono riuscito. Aprendo un piccolo negozio qualche anno fa nella zona di Castelfidardo, che la zona di Castelfidardo è una zona secondo me adatta a questi eventi. E praticamente ho tirato avanti per un po' di anni, poi dopo mi si è aperta l'occasione di venire in un palazzo storico, il Palazzo Soprani è praticamente il tempio della musica mondiale, lo conoscono in tutto il mondo, quindi mi è stata data questa possibilità di aprire la mia attività di vendita di strumenti musicali in questo negozio. E questo palazzo tutti lo conosceranno, è un palazzo che dal 1900, questa è stata la prima fabbrica al mondo di fisarmoniche, cioè al mondo, non europea, al mondo. E la Paolo Soprani, anzi quest'anno compie 150 anni di attività, quindi nel 1863 è stata fatta la prima fisarmonica e Paolo Soprani appunto se ne è assunto la paternità. Siamo qui a casa del maestro Adalberto Guzzini, che è stato il primo compositore e trascrittore di musiche per organo elettronico. Un grande musicista che è stato al servizio anche della storica fabbrica Farfisa. E noi siamo qui per conoscere un po' la sua vita di musicista e di chiaramente dipendente Farfisa. Io ho iniziato con lo studio della fisarmonica, con un maestro che veniva in casa a insegnare addirittura mia sorella, non a me. E poi ho visto che potevo imparare anch'io a suonare la fisarmonica e difatti mi sono appassionato a questo strumento e ho iniziato gli studi. Poi in seguito ho avuto l'opportunità di apprendere delle lezioni dal maestro Adamo Volpi, il quale mi ha fatto ricominciare tutto da capo. Mi faceva fare soltanto tecnica pura.
E un giorno il maestro Volpi mi sente suonare un motivetto, si incuriosisce e mi chiede cos'era, e io gli dico che era un motivo mio. Lui me lo fa ripetere, mi dice chi m'aveva aiutato nell'armonizzare questo motivetto, perché conosceva naturalmente la mia cultura musicale, era proprio zero. E io l'ho detto che così lo facevo, lo armonizzavo come lo sentivo, a mio modo di sentire. E allora lui mi dice: Adalberto, lascia la fisarmonica, io ti insegno il pianoforte e tu vedrai che riuscirai anche a scrivere questi motivetti che sei in grado di realizzare, di immaginare. E così è stato, e ho studiato con il maestro Volpi pianoforte ed armonia. Poi successivamente ho conosciuto il maestro Fugazza, e col maestro Fugazza ho fatto un piccolo corso di composizione. Ho fatto. Poi questo maestro Fugazza mi chiede di venire in Farfisa come collaudatore di organi elettronici. Io difatti lascio il lavoro che avevo e vado in Farfisa e lì inizio. In Farfisa, con il contatto che avevo con questi strumenti, mi viene idea di scrivere alcuni pezzi originali per questo strumento, grazie anche al corso di composizione che avevo fatto in precedenza. E lì nasce la serie come composizioni originali per organo elettronico. Maestro, le volevo chiedere cos'è stata per lei la Farfisa. Una delle industrie più importanti del mondo è stata per me un'opportunità di lavorare e di poter scrivere anche la musica, perché al contatto con gli organi elettronici, così, io ho scritto per organo elettronico, ho scritto. E poi le persone che ho conosciuto all'interno, Gervasio innanzitutto, il maestro Latore e tanti altri tecnici che mi hanno lasciato un segno positivo nella vita. E adesso ho citato Gervasio, e pensa a Gervasio che abbiamo fatto, collaborato anche insieme in alcune cose un po' artistiche. Cioè nel 1981 io ho scritto, mi è stato chiesto di scrivere la sigla ufficiale del trentunesimo, trofeo mondiale della fisarmonica, che si è svolto dal 1 al 4 ottobre dell'81, come ho già detto. Ecco, abbiamo suonato insieme questo pezzo, lui suonava la fisarmonica e io lo accompagnavo al pianoforte. Non l'abbiamo fatto in uno studio di registrazione, ma all'interno della Farfisa, e dico che ci sono stati molti problemi, perché non riuscivano almeno i tecnici che ci davano una mano a posizionare bene i microfoni per riprenderci. Ogni volta che poi ci ascoltavamo c'era sempre qualcosa che non andava. Poi in ultimo abbiamo trovato un compromesso che ci è sembrato abbastanza buono, che poteva andar bene quella registrazione. Ecco, questa registrazione ha fatto conoscere me molto all'estero, come le dicevo, è la composizione che così, grazie anche a Marco Signori, ha girato un po' il mondo. Io l'ho citato prima che i diritti d'autore di questa composizione mi sono arrivati dal Giappone, è stata in Sudafrica conosciuta, un po', insomma, mi ha girato il mondo, mi ha dato una grande soddisfazione questa composizione. Sono Riccardo Brecia,
il presidente della ditta Victoria Accordions, fabbrica di fisarmoniche a Castelfidardo. Sono anche il nipote di Gervasio Marcosignori. E parlare di Gervasio Marcosignori ci vorrebbe un mese, cioè è un personaggio talmente importante per la fisarmonica, per Castelfidardo, che io già da quando ero piccolo sentivo parlare di Gervasio Marcosignori, che era sempre all'estero, faceva concerti nei posti più importanti, è stato molto in Inghilterra, ha suonato molto anche in televisione per la BBC, e da quando ero bambino mi ricordo sempre di questo zio famosissimo che, cioè, era amato da tutti. E poi col passare del tempo lui era anche a Castelfidardo e poi ci incontravamo anche alle fiere a Francoforte, dove ha fatto anche un concerto bellissimo, sempre promuovendo lo strumento fisarmonica. Mio zio Gervasio non è stato solo un grande esecutore, è stato anche un grande promotore della didattica per la fisarmonica, e in più insieme a Bio Boccosi aveva portato avanti tutto il discorso delle scuole musicali per la fisarmonica, sviluppando didattica, metodi e anche un diploma. Sono stati i primi a dare un riconoscimento a tanti anni di studio per i fisarmonicisti, cosa che non esisteva, era stato già provato negli anni 50 a entrare in conservatorio, poi era stato tutto abbandonato, però loro avevano continuato per promuovere la didattica per la fisarmonica, dare un riconoscimento a tanti anni di studio dei fisarmonicisti. Quindi loro erano all'avanguardia. Dopo, chiaramente, col passare del tempo è arrivato il corso sperimentale a Pesaro per la fisarmonica al conservatorio, e da lì poi si è aperto tutto il mondo del conservatorio per la fisarmonica. Però i pionieri sono stati Gervasio Marcosignori e Bio Boccosi. Tutti quelli che hanno conosciuto Gervasio Marcosignori al di fuori dell'attività musicale lo ricordano anche per la sua giovialità, per la sua simpatia, e raccontava sempre barzellette, storie che rallegravano tutti quanti. E mi ricordo un aneddoto che negli ultimi anni che stavo qui a Castelfidardo l'avevo incontrato al centro, un produttore di fisarmoniche. Allora gli aveva chiesto: ma Gervasio, ancora suoni? Fatto: io suono, invece a te ti suonano. Quindi c'era sempre la battuta pronta, e mi piace ricordarlo anche per questa sua simpatia enorme. Terzino Ilari, che è stato capotecnico della EME, che ci racconterà un po' la sua vita. Allora, siamo nel 1965, c'è stato Oliviero Pigini, fondatore della ECO, il quale mi ha prelevato dalla Farfisa e mi ha detto, dice, che dovrà formare una società formata dalla Vox inglese, dalla Thomas americana e dalla ECO di Recanati, e io ero il tecnico che rappresentava la ECO, mentre c'era il musicista Earl Wolf che rappresentava la Thomas americana e l'ingegnere inglese Jennings che rappresentava la Vox inglese. Quindi si è costituita questa società e a Recanati, presso la ECO, è stato costruito il primo Vox Continental, fatto sui disegni della Vox ma costruito dal sottoscritto. E successivamente, nel 1967, la ECO si è staccata, quindi è rimasta la Vox e la Thomas. Quindi successivamente abbiamo
cioè precedentemente nel 1966 la Eco costruiva le chitarre per conto della Vox. Qui abbiamo il prototipo di una chitarra Vox costruita nell'anno 1966, la quale era stata sponsorizzata dai Beatles e usata anche dai Beatles. Qui questa chitarra ha incorporati tutti quanti gli effetti che si usavano quella volta durante la costruzione di questi strumenti, ed era una delle chitarre più complete. Successivamente la Eco si è staccata e quindi la Vox e la Thomas sono rimaste sole e hanno formato una ditta in Italia chiamata EME. Sulla EME abbiamo continuato la produzione di tutti quanti gli strumenti Vox e degli strumenti Thomas. E questa società è stata in opera sino al 1980. Dal 1980 la fabbrica è stata assorbita dalla Farfisa di nuovo, e quindi praticamente gli americani si sono ritirati. Io ero fiduciario degli americani e praticamente ho smesso dopo di collaborare con questa ditta. Qui è la mia storia. Poi dopo ho fatto l'agente di commercio, è storia da raccontare diversamente. Ci troviamo qui a Castelfidardo, in questo meraviglioso museo che è dedicato alla fisarmonica. E quest'anno Castelfidardo festeggia 150 anni dalla nascita della prima fabbrica di fisarmoniche. Noi siamo qui con il presidente di questo bellissimo museo, che è il signor Vincenzo Canali. Volevo chiedere, signor Vincenzo, qualcosa sul Castelfidardo Day e su questi 150 anni. Prima di tutto vi voglio ringraziare per questa iniziativa che è molto interessante, molto bella, ricorda, diciamo così, come è nata Castelfidardo, la storia della Farfisa, poi successivamente questo museo che nasce il 9 maggio del 1981. Ma soprattutto è importante quest'anno, come appunto stavi dicendo, che quest'anno è il 150esimo della prima industria italiana della fisarmonica, quindi per noi è un evento molto molto importante. Le prime iniziative sono il 22, il 23, il 24 di maggio, Musei in Musica, perché il museo fa un'iniziativa propria con Musei in Musica, con il Museo della Chitarra di Recanati. Questo per noi è molto molto importante, siamo alla quinta edizione e quindi andiamo avanti. Questo museo in giro di 32 anni si è ampliato ben 3 volte, quindi questo è ancora, c'è la possibilità, perché abbiamo in deposito circa 200 fisarmoniche, ma quello che è bello è che ci sono fisarmoniche di tutto il mondo. Ci sono la fisarmonica di Gorni Kramer, l'unica, di Paul Beltrani e di tanti altri personaggi importanti e illustri che hanno fatto la storia della fisarmonica. Quindi ecco, quest'anno per noi è un anno eccezionale, tant'è vero che abbiamo iniziato la manifestazione del 150esimo anniversario della prima industria italiana all'ambasciata italiana di Washington con un'esibizione di fisarmonica e cantante. Quindi meglio di così, e avremo la possibilità inoltre di poter dimostrare durante il periodo dell'anno di tutte quelle iniziative che sono valide e importanti per la promozione della fisarmonica. Oggi la fisarmonica ha raggiunto un livello altissimo di produzione, di professionalità, perché è inserita in tutti i contesti. Una volta era una lo chiamavano così organetto, fisarmonica da aria, oggi invece no. La fisarmonica è nelle grandi orchestre e nei conservatori, sono 30 in Italia che hanno la cattedra di fisarmonica, 30 conservatori sono tanti, quindi la fisarmonica oggi è un po' esportata in tutto il mondo e anche e soprattutto quei paesi che prima rifiutavano di ricevere le nostre fisarmoniche, la Russia, il Brasile, la Corea e la Cina, oggi acquistano fisarmonica di elevato professionalità. Per questo diciamo
che così che andiamo avanti, dobbiamo ancora crescere, crescere di molto, dobbiamo sempre fare iniziative per la promozione delle fisarmoniche, perché a Castelfidardo ci sono 30 aziende che producono fisarmoniche, quindi per noi non è solo un fatto di cultura o di musica, ma è un fatto di economia e un fatto di posti di lavoro. Castelfidardo ha avuto uno dei più grandi musicisti fisarmonicisti del mondo, Gervasio Marco Signori. Esatto, Marco Signori è nato a Castelfidardo e dobbiamo tanto a lui per quello che è tutto il mondo era ed è stato tuttora il migliore esecutore di tutti i tempi. Gervasio Marco Signori, grazie anche a lui che abbiamo questo museo, perché abbiamo partecipato con lui a Portobello, perché questo museo nasce a Portobello e poi viene inaugurato a Castelfidardo il 9 maggio del 1981. Quindi Marco Signori è un personaggio che noi non potremo mai dimenticare. E Marco Signori è la fisarmonica è Marco Signori. Marco Signori è anche Castelfidardo. Castelfidardo, dato che siamo in chiusura della manifestazione, e un ringraziamento particolare lo volevo porre a lei, signor Capponi, e alla TVA che
curate questo progetto che portate avanti per la seconda edizione. Credo che sia un avvenimento molto importante per quanto riguarda Castelfidardo, anche perché portare delle persone dalla Sicilia comunque che hanno passione come voi, che mettete tutte le cose insieme per poter creare una situazione di conoscenza, comunque per far conoscere quello che nel territorio per noi come Castelfidardo è la cosa fondamentale, anche perché quest'anno è un'occasione, il 150esimo della prima industria della fisarmonica, per cui ritengo sia una cosa fondamentale questo che voi avete fatto come Castelfidardo Day, che è improntato sugli strumenti musicali, in particolar modo gli strumenti musicali della farfisa. E niente, io vi volevo ringraziare appunto per questo che state facendo. Un saluto grandissimo da Castelfidardo alla Sicilia, e sperando in un proseguio di questa bellissima e interessantissima manifestazione, e il prossimo anno metteremo tutto il nostro appoggio per poter riuscire anche a livello nazionale e nonché mondiale di questa manifestazione. Thank you.